PD e UDC, Letta e Casini, sul palco di Collenuccio a Pesaro, faccia a faccia per la festa del PD, per riflettere sul laboratorio Marche che ha visto correre alle elezioni regionali Partito Democratico e Unione di Centro a sostegno del governatore Gianmario Spacca. Un'esperienza sotto la lente di ingrandimento della politica nazionale, specie adesso in cui i partiti di opposizione si preparano a battere Berlusconi. Il laboratorio Marche ha funzionato perché ha funzionato nelle cose concrete, poi tutti gli altri ragionamenti sono ragionamenti astratti. Noi partiamo dalle cose concrete vuol dire poter governare la riforma della sanità, il welfare, il fisco, un fisco diverso, quindi credo che sia questo successo marchigiano, deve essere un successo che ci deve spingere a fare anche a livello nazionale così. È un'esperienza importante perché qui si è avuto il coraggio di rompere con la sinistra estrema e di fare una coalizione di riformisti e di moderati. È importante quello che si è fatto, ma che ha fatto il PD, ha avuto il coraggio di fare cose che a livello nazionale non mi sembrano ancora mature. L'idea delle Marche è stata premiata abbondantemente dagli elettori, vorrei ricordarlo, 13 punti e mezzo in più del centrodestra, vuol dire che la gente ha capito ed era molto più avanti di quanto pensavamo. Facciamo soltanto e semplicemente quello che è il nostro dovere, quello che dovrebbe fare la politica in condizioni normali, ma evidentemente in questo paese la normalità non c'è più e quello che è ordinario, ovvero preoccuparsi dei problemi dei cittadini, diventa così straordinario da apparire come un laboratorio.